Eccoci qui all'entrata del Casinò Perla, dove incontriamo subito l'organizzatore Claudio di questo torneo. Claudio, dici un po' le previsioni per questo torneo Nice End che avete organizzato per la seconda volta qui a Nova Gorica. Allora, le previsioni sono delle più rosee, c'è stata una risposta enorme da parte dei giocatori, che colgo l'occasione di ringraziare subito. Il cap era 160 per il D1A e 160 per il D1B, ieri abbiamo chiuso le iscrizioni a 170 per il D1A e 170 per il D1B, e c'è una waiting list per entrambi i giorni. Quindi è un tutto esaurito, diciamo che è un vero successo questo vostro torneo, che a differenza di altri è organizzato naturalmente con un buy-in molto più basso. Esatto. Come mai questa scelta di fare un buy-in così, diciamo, popolare? La scelta non so se è dettata più dalla passione o anche dal guardare quello che è il mercato italiano. Noi reputiamo che per fare un ottimo torneo non si deve spendere una cifra che possa essere due volte lo stipendio medio di una persona che vive in Italia. Quindi 600 euro è già un impegno, secondo me, importante, e che ha diritto a una struttura di gioco importante come quella che abbiamo messo in piedi qui, grazie anche al Perla, perché i casinò incidono molto sulle strutture di gioco, perché è ovvio che loro, facendo un torneo dura 4 giorni, si limitano rispetto ad altri eventi dove si fanno tornei tutti i giorni, insomma. Ti faccio una domanda invece per il poker online. Sappiamo tutti che sei uno dei volti più noti della Poker Room Nice End. Volevo chiederti un po', prima di tutto, come sta andando la Poker Room e soprattutto cosa ci aspetta il 2010 su Nice End. Allora, la Poker Room è un pochino zoppica, è inutile che lo nascondiamo, perché i nostri competitors sono importantissimi, sono competitors internazionali, e soprattutto i loro investimenti fanno affogare i nostri in un mare dei loro soldi impressionanti. Però ce la mettiamo tutta e stiamo cercando di far crescere il movimento, prendendolo proprio dai livelli bassissimi, livelli inteso non tecnici ma di buy-in. Quindi già la Poker Room è cresciuta, prima si giocavano free roll 1 euro, oggi si inizia a giocare 5-10 euro, si spera che per i primissimi mesi di dicembre si passa anche ai 20 euro. Questo sarebbe un obiettivo importante. Cosa ne pensi dell'arrivo del Poker Cash, e soprattutto se voi su Nice End siete già pronti per questa nuova variante che entrerà nel mercato italiano nel primi mesi del 2010? Nice End si sta organizzando, quindi sarà senz'altro pronta nel momento in cui partirà il cash in Italia. Da imprenditore penso che il cash game sia ovviamente una cosa ottima, perché chi è un pochino nel settore sa che il rapporto è 7-1 come incasso, come introiti per le poker room. Da giocatore probabilmente ricomincerò a fare il giocatore non su Nice End ma su altri poker room, perché detta un pochino più alla romana sarà un bagno di sangue per i neofiti in cash game. Va bene, allora ti ringrazio Claudio, ci rivediamo poi in sala, e ora sono le ore 13:15 e ti lasciamo aspettare tutta la gente che sta arrivando qui in massa per questa seconda torneo Nice End organizzato qui Tana delle Tigri a Nova Gorica. Ti saluto, ciao, ciao, grazie. Ciao. Hello.